al momento è lui il cannoniere del Pescara, Tommaso Cancellotti, difensore bomber con due gol messi a segno tra campionato e Coppa Italia, e quello che ha segnato di più nella democratica cooperativa del gol guidata da Auteri, che di reti a partita ne ha segnate finora due, ogni volta con uomini diversi. Per Cancellotti, che lo scorso anno ha vinto il campionato di C con il Perugia, un buon approccio e soprattutto una bella determinazione da parte di chi arriva dalle retrovie e ha dimostrato comunque di avere dei numeri. Si è fatto perdonare nel migliore dei modi l'errore sul gol del 2-1 segnato dalla Vispesaro all'Adriatico, dimostrando carattere e intraprendenza, doti di questi tempi rarissime in riva all'Adriatico per quel che riguarda i giocatori, soprattutto nelle ultime stagioni. E attaccamento ai colori, almeno a giudicare dalle entusiasmo dopo il gol, soprattutto un'invidiabile intesa con il gioiellino Pompetti, che lo cerca sui calci d'angolo conoscendone le doti aeree. Ora ci riproverà in Coppa mercoledì allo stadio Adriatico alle 20:30 con il Pescara impegnato all'Adriatico con il Grosseto in gara secca e con inizio alle 20:30, e poi domenica nella difficile trasferta di Pontedera con il Montevarchi. Per ora gli attaccanti stanno a guardare.